La festa della Befana si farà. Finalmente sono state risolte le ultime problematiche inerenti al piano della sicurezza e gli operatori già da stasera alle 23 potranno iniziare a montare i banchi. Tutti e 51 i vincitori hanno ritirato i titoli e quindi si apprestano ad allestire la piazza. Questa piazza dove noi, all'insegna della tradizione, del decoro e della legalità, porteremo i bambini per la festa tradizionale, quella che forse tutte le persone che hanno la mia età ricordano da bambini come un piccolo gioiello della città, è un gioiello per bambini, per adulti. L'importante era mantenere la tradizione nel rispetto di tutti i luoghi meravigliosi dove andiamo ad esercitare l'attività. Abbiamo chiesto agli operatori degli obblighi stringenti in merito alle postazioni e vigileremo sul rispetto di questi obblighi. Il piano di sicurezza sicuramente è molto sfidante, ci saranno operatori che aiuteranno l'accesso alla piazza, ci saranno ambulanze, ci saranno vigili del fuoco, come è previsto appunto dalla circolare Gabrielli, dal decreto Minniti e da tutte le requisiti di sicurezza dettati dagli eventi che stiamo vivendo negli ultimi anni. Però, lasciando da parte, insomma, le ansie e le preoccupazioni, questa deve essere una vera festa, una festa dove, riscoprire l'atmosfera del Natale attraverso gli addobbi, attraverso i presepi, dove attendere o farsi fotografare con il Babbo Natale o con la Befana, dove visionare uno spettacolo al Teatro dei Burattini, fare un giro sulla giostra, giocare agli spettacoli viaggianti e passare una bella serata o una mattinata insieme alla propria famiglia. Questo è lo spirito con il quale abbiamo voluto portare avanti questa festa. È stato un impegno sfidante, ma è un grande successo di questa amministrazione e vigileremo affinché vada avanti nel migliore dei modi.